Ah, siamo in Veneto ed è autunno ormai, cominciato da pochi giorni. Cosa succede in autunno, soprattutto in Veneto, ma anche immagino in altre parti d'Italia? Che cominciano ad esserci le giuggiole. Voi conoscete le giuggiole? Vi chiedo intanto. Io sì, le conosco molto bene perché ogni autunno me ne mangio un bel po'. Eccole qua. Questa pianta è un albero del genere Ziziphus, che non è originario italiano, ma è stato importato in tempi abbastanza antichi qui dai romani, molto probabilmente. Si crede sia originario dell'Africa e poi importato in Cina, e infatti ha anche il nome di dattero cinese. Ma perché dattero? Visto che ha dei frutti così, che non sembrano per niente dei datteri. Perché ci sono in realtà due modi per mangiare questi frutti. Uno è appunto quello di mangiarli quando sono appena diventati marroni e sono sodi. E hanno anche un gusto abbastanza simile a quello delle mele. Però è più aspro e a me piace di più, sinceramente. L'altro modo per mangiarle è mangiarle quando sono molto mature e prendono questa forma rugosa e sembrano appunto dei datteri e sono molto più dolci. A me non piacciono. Queste in realtà sono perse perché qui a casa non li mangia nessuno in questo modo. Bisogna mangiarli quando sono ancora nello stato più sodo. Il genere Ziziphus fa parte delle Ramnacee, una famiglia che racchiude un bel po' di specie. Però sono tutte tropicali e quindi no, non sono originarie di queste zone. Però, come dicevo prima, questo è stato importato dai romani, quindi è qui da molto. E quindi, se non mi sbaglio, se una pianta è stata importata prima del 1500, diventa automaticamente endemica del posto in cui si trova adesso. In realtà intendevo che, secondo le definizioni odierne, una specie allottona arrivata in un luogo diverso dal suo areale di distribuzione, se arrivata prima del 1500, diventa una specie para-autoctona, e cioè naturalizzata. Sperando che non sia infestante come molte piante. Questa però non lo è e fa degli ottimi frutti. Ah, comunque è spuntato anche un fungo qui sotto, che molto probabilmente è buono da mangiare, però con un fungo faccio poco. Ce ne vorrebbero almeno una decina per fare un po' di risotto con i funghi. Ecco verdastri, vi ho illustrato questa pianta molto cara al Veneto e a breve ricominceranno i video. Quindi vi saluto e vi auguro un buon weekend.